Sister Çiğdem, Çiğdem Şenoğlu Uçar, Her Husband Muhammed Uçar, Their Children, Tuna, Six Years Old, and Twins, Cansu and Göksu, They're 3 Years Old, Still There. È il peggior disastro naturale che ha colpito la Turchia in quasi un secolo. Il governo dice che non è possibile che fossero pronti per qualcosa di questa portata. Maybe yesterday 20 people not alive. Yeah. From here the last rescued people was 2 days ago. For 2 days only just they are dead. It's difficult, sometimes you cry, sometimes you just wait. Un cataclisma che ha sconvolto la vita delle persone e ha lasciato tutti sgomenti di fronte a una tragedia ancora più grande. The private companies sent their cranes and diggers, but when they arrived here, they didn't know what to do. They were just technical operators. They can use cranes, but they are not expert on rescue things. Because of the chaotic situation, some family members here just lie down in front of cranes and they said, I'm begging you, please come this way. And other family members say, please come this way. And it was just crane operator's decision. Of the damage can only be understood from above. Senza elettricità, acqua o servizi igienici, coloro che sono sopravvissuti corrono gravi rischi. Il colera si sta diffondendo rapidamente e le scosse di assestamento si verificano in continuazione, ogni giorno. Un'insistente promemoria di quanto sia diventata fragile la vita qui.